buonasera dalla Pala Quarta Lauretti di Monteroni. Eccoci dopo il match tra la Quarta Caffè Monteroni e la Etomidu Giulianova, conclusa con il punteggio di 49-64 per la squadra ospite. Siamo in compagnia di coach Massimo Dima per appunto analizzare quella che è stata la partita. Una partita un po' in confusione per Monteroni in attacco, che non ha trovato canestri importanti soprattutto dalla lunga distanza, ma che in difesa soprattutto nella prima parte ha comunque respinto le offensive di Giulianova. A noi abbiamo fatto sicuramente i primi due quarti molto bene dal punto di vista difensivo. Le percentuali basse di Giulianova non sono state casuali nei primi due quarti. Diciamo che avevamo trovato il modo di limitare i loro tiri tranquilli. Purtroppo poi siamo calati evidentemente sul piano fisico nel terzo quarto e anche sul piano mentale, quando poi non siamo riusciti a concretizzare alcuni tiri che abbiamo preso. Forse dovevamo provare ad andare un po' più dentro l'area, mentre abbiamo cercato delle soluzioni esterne, però bisogna tener conto che dall'altra parte c'è sempre una squadra che prova a mettere in difficoltà chi attacca, e loro sono stati molto bravi e ci hanno messo in difficoltà soprattutto ponendo l'accento su una pressione difensiva verso i nostri portatori di palla, che ci costringeva a rallentare le nostre chiamate e di conseguenza ha falsato il gioco, modificando l'equilibrio spazio-temporale del nostro attacco. Ecco, al di là della sconfitta, comunque questa può essere un'esperienza importante per i ragazzi in vista dei prossimi impegni. Assolutamente sì, ogni partita è un'esperienza e io credo che comunque le sconfitte, come in generale tutti gli errori, non debbano essere prese come qualcosa di negativo, ma debbano essere l'oggetto di insegnamento. Se non ci fossero le sconfitte, non potremmo partire dal migliorare qualcosa di sbagliato. Noi dobbiamo partire sempre da questo presupposto. Non dimentichiamo la squadra giovane che siamo e di conseguenza alcuni errori sono fisiologici. Dovremmo provare ad evitarli fisiologicamente, ma purtroppo in alcune situazioni sono veramente difficili da evitare. Una nota positiva quest'oggi sicuramente è Emin Mavric, che ha avuto un buon impatto sulla partita sia in attacco che in difesa. Potrà essere una risorsa importante in vista delle prossime uscite. Assolutamente sì, ma a me non piace parlare dei singoli, ma Emin è un giocatore importante anche perché può ricoprire diversi ruoli sia in fase d'attacco ma soprattutto in fase di difesa, e con la sua caparbietà può dar tanto. Tra l'altro è un ottimo ragazzo che riesce a comprendere anche le scelte strategiche su alcuni cambi che in altre occasioni magari potrebbero non essere tanto condivise, invece lui ha la capacità di capire che cosa significa mettersi al servizio della squadra anche in quelle situazioni. Abbiamo qui questa intervista, ringraziamo coach Dima per la sua disponibilità e vi invitiamo ovviamente a rimanere sintonizzati con noi sui nostri canali social, in particolare sul nostro sito internet, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Buona serata.